Due giorni di spettacolo cestistico di altissimo livello hanno caratterizzato la 13ª edizione del City of Cagliari International Basketball Tournament. Tre squadre di Eurolega e una Dinamo purtroppo incerottata si sono affrontate nei quarti di sabato e da lì è scaturita la finale del torneo tra la Dinamo, priva di tre importanti elementi, e un Olimpia Milano a gran completo che schierava anche il pezzo forte del mercato 2023, ovvero quel Mirotić ex Barcellona, uno dei centri più quotati del momento. Fatalmente Milano ha avuto la meglio nella finale, ma come detto anche coach Buchi, abbiamo fatto un ottimo allenamento in attesa di poter schierare l'intero roster, pubblico da tutto esaurito e che ha sostenuto la formazione sarda fino al fischio di chiusura. Cioè, con Armani per competere con loro deve essere perfetto. Noi purtroppo in questo momento non siamo a posto, però l'importante è aver fatto un buon allenamento, aver visto tanta gente comunque presente sugli spalti, aver vinto ieri comunque è stata una bella partita. Quindi aspettiamo di recuperare i ragazzi, però nel complesso un buon allenamento. Speriamo di ricominciare a lavorare tutti insieme perché oggettivamente quando mancano un po' di organico anche nella preparazione, quelli che ci sono fanno il doppio, fanno un po' gli straordinari, soprattutto in questi tornei. Quindi niente, speriamo di ricominciare a giocare e allenarci presto tutti insieme. Sicuramente è stata una giornata meravigliosa per il basket. Un palazzetto così gremito non vedevamo da tanto, siamo veramente molto contenti. L'avversario era di indubbio valore. Teniamo conto che la Dinamo mancavano anche quattro uomini importanti, però hanno giocato e hanno reso con l'onore delle armi. Con qualche uomo in più, con un po' più di esperienza, la partita poteva assumere un aspetto diverso. Non dico vincere, ma potevamo metterli in difficoltà. Cercheremo anche di rinnovare il parco delle squadre di Eurolega. Vorremmo aprirci un panorama in quelle regioni che ancora non siamo state i nostri ospiti, quindi speriamo di portare due nuovi di grande livello.